Appena mi vedono dicono: ma sto ragazzo che vuole? Io allora gli dico: sono lo chef. Ah, ma così giovane, dai! Una delle difficoltà che trovo a volte è il fatto che io sia una ragazza piuttosto giovane nel mio lavoro. I giovani hanno migliaia di idee, però poi la capacità di metterle in pratica deriva solo ed esclusivamente dall'esperienza. Sì, esatto, che poi sarebbe lo spirito della cooperazione. Il grande segreto è passione. Quella ce ne vuole tanto. Quella la devi avere dentro e basta. L'incontro con la musica è stato un incontro da adolescente, ovviamente, un regalino, il regalino di Natale, che era un torga un buon tempi a me. A me piace cercare questo, ad esempio, quello che non c'è. E spesso l'ispirazione è quello. Dico, guarda qui evidentemente non c'è nella scena, ma in noi quella cosa lì, cerchiamo quella. Mi piace questo sasso perché sicuramente ha una strada grossa, dritta e altre strade vicine, comunque che conducono tutte alla strada, quindi come abbiamo tutto in una strada, insomma, in comune, una strada molto grossa, quindi una strada fatta da tante persone e le stradine laterali che comunque conducono alla strada principale. Bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him surfing at the inside, outside Ventura USA. County line.
ognuno di noi ha la sua storia, ha per magari percorsi professionali anche di diversi da quello che oggi è il nostro lavoro quotidiano come soci di questa cooperativa. A me piace pensare che, essendo un socio lavoratore, ora il lavoro è nelle mie mani. C'è un impegno massimo che va al di là di qualsiasi orario, di qualsiasi problematica. Quando si presenta un problema sono tutti uniti per risolverlo e diciamo, questo penso sia lo spirito che dobbiamo avere per tenere in piedi questa impresa e per vincere la sfida che ci siamo dati. La riduzione di risorse, io l'ho sentita, la sento, la vivo, la sento nei corridoi, ma i fatti non li ho toccati ancora con mano. Anch'io sono stato colpito dalla presentazione che è stata fatta prima, perché non l'avevo vista e quindi l'ho vista come voi per la prima volta, e effettivamente mi ha dato un senso di speranza. Dobbiamo creare dei desideri che siano veramente realizzabili. Perché poi, come sempre, la fortuna aiuta gli audaci e nei progetti bisogna pensare così, sempre positivo, io ci credo. Nel senso che quando tu non molli mai, prima o poi, se ci credi sul serio, la tua idea funziona e qualcuno ti ascolta. Questo movimento qui è molto interessante, proprio in assoluto rispetto ai movimenti e le cose che stanno succedendo nelle aziende di oggi. Si è capito profondamente che la vera innovazione parte proprio da chi fa parte dell'azienda, del brand, perché hanno delle opportunità incredibili di capire che cosa manca e di proporre il nuovo.